Oh, però è carina, eh? Carina è carina, sì. Ma non è solo carina, c'è anche quell'aria lì un po' particolare, un po', eh? Sì, c'è quella roba lì, però calcola che fra due giorni ti sposi, eh? Perché? Cosa ho detto di male? Sei sempre lì a fare lo scemetto, gli occhi dolci. Che occhi dolci? Ma lo stai dicendo? Baldo, sto facendo lo scemo? Beh, un po' lo scemo lo stai facendo, va. Ci abbiamo fatto la constatazione amichevole, a momenti avevo torto io. Beh, insomma, tutte le ragioni non ce l'avevi. Tutto a posto? Sì, per fortuna sono riuscita a spostare il traghetto, altrimenti addio vacanze. Traghetto per? Grecia. Faccio Brindisi Patrasso, poi un giro per le isole. Vai a raggiungere il fidanzato? Toccato un tasto dolente? Vi siete appena lasciati? Ti ha mollato lui? Si vede. Con la tua migliore amica? Ma smettila, Giovanni! Beh, lo dicevo così, per rompere il ghiaccio, per... Scusate. Voi siete musicisti? Come? Ma la custodia cosa c'è? Un sax? Ah, lì no, c'è una roba. È un'opera d'arte, è una scultura. Posso vederla? Eh no, ciccia, non è che possiamo farla vedere a chiunque. Come no, Giovanni? Dai, fagliela vedere. Fagliela vedere. Ecco, vedi. Guarda qua. No. Sì, purtroppo sì. Non è possibile. È autentica? La gamba. Questo è un garpez. Ma scusa, ma come hai fatto così al volo? Per forza, una merda è un garpez. Anzi, ciccia, visto che costa una cifra. Sì, lo bella so. Però io ho a che fare con opere d'arte per lavoro. Sì, insomma, faccio la restauratrice. Ma va? Ma lo sai che è sempre stato il sogno della mia vita fare il ma se non sai neanche vedere i puntini della settimana enigmistica, Giacomo. L'ho capito adesso. Che deve ammazzarsi da ridere. E voi? Eh? Cosa fate nella vita? Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche. Non so, hardware, quelle cose. Cioè, creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare grosse situazioni, insomma, proprio strumenti di precisione per una svolta magari futura anche della meccanica. Non so se mi spiego. Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta. Cioè, non è che il negozio di ferramenta è nostro. Noi ci lavoriamo come commessi. Come galoppini, insomma, come... Sì, sì. Dentro la nebbia. Non ce la faccio, troppi ricordi. E se ti trovo ti amo. Non ce la faccio, non so. Questa è bella, mia moglie bella, puttana... però. Ma dai, mi fai ridere, mi fai tu, cosa mi fai ridere? Adesso mia moglie un puttanone adesso, ma pensa a te, mia moglie un puttanone, sì. Mia moglie un puttanone.